Questa costituente rischia di restare soltanto sulla carta? Beh, speriamo che non vada a finire così. Sovrapporre la competizione alla elaborazione, cioè un momento di, in qualche modo, diciamo, di cooperazione, ecco, diciamo così, rischia di determinare un cortocircuito. Ora, questo poteva risolversi facendo una costituente prima e poi un congresso, oppure facendo un congresso che desse al nuovo gruppo dirigente un mandato costituente. Si è scelta un po' una via di mezzo. Io ho fatto, diciamo così, auguri a chi ha pensato questo progetto. Naturalmente dobbiamo lavorare comunque per evitare i rischi, che vedo forti, non per farlo fallire. Torna sempre questo tema nel rapporto col Movimento 5 Stelle. Io non credo che dobbiamo fare un congresso su questo, dobbiamo fare un congresso prima di tutto per ridefinire il nostro orizzonte, poi sulla base di questo capire anche chi sono gli interlocutori di questo ragionamento e quali sono gli elementi sui quali si possono costruire intese o invece registrare le distanze. Quelli che si sono appalesati finora sono, insomma, così accettabili? Vi siete schierati? Accettabili sono tutti accettabili e assolutamente apprezzabile anche la loro volontà di dare un contributo in questa fase. Valuteremo sulla base di una discussione che mi pare che ancora non si sia particolarmente sviluppata. Lei ha detto il PD o sarà socialista di fatto o non sarà. È chiaro che per dare anche un'impronta di questo tipo servono anche delle personalità. Lei esclude al termine di questa fase costituente di pensare a una possibilità di correre in prima persona? Il tema non sono i nomi, le candidature. E aggiungere nomi ai nomi che ci sono già è soltanto un modo per indebolire ancora di più quella chance di realizzare una costituente che già vedo sostanzialmente assottigliata. Come si rende però pratico, diciamo, questo percorso della costituente che rischia di restare appunto sulla carta? Secondo me, al di là delle regole e al di là di quello che è scritto nella procedura, promuovendo in più occasioni possibili luoghi, occasioni di discussione, chiamando più persone possibili a dare un contributo, anche persone lontane dal PD che però si riconoscono in un'area del centro-sinistra, anche persone che in qualche modo esercitano una forte critica. Cioè, dobbiamo avere la pazienza e l'umiltà anche di guardare ciò che è avvenuto con gli occhi di chi era più distante da noi e tenerne conto, non semplicemente ascoltarlo, tenerne conto come riteniamo giusto, rivendicando anche il nostro punto di vista, ma tenerne conto non è semplicemente, diciamo, un esercizio di confronto fino a se stesso. Bisogna che poi da questo confronto rimanga qualche elemento e, come dire, alla fine di queste discussioni nessuno se ne vada a casa con la stessa idea con la quale era venuto.